In treno anche con le biciclette al seguito per scendere nella spiaggia preferita da Francavilla al Mare a San Salvo. Dopo due stagioni estive dalla nascita della linea dei trabocchi in bus, arriva anche Trenitalia che grazie al finanziamento di 5 milioni di euro della regione attiva 20 corse giornaliere sulla costa meridionale dell'Abruzzo. L'iniziativa ha lo stesso nome tradotto in inglese ma non abbina sconti come invece fa l'originale per ombrelloni e sdraio negli stabilimenti balneari. La Costa dei Trabocchi conquista tutti, per il fascino delle antiche macchine da pesca, anche se ormai divenute ristoranti a tutti gli effetti, e per quelle calette tra sentieri scoscesi e canneti ancora preservate dalle speculazioni edilizie. Bus, treni e bici, dicevamo, ma la Via Verde tanto attesa è ancora in fase di realizzazione. Bisognerà attendere il 2021 per il completamento, dice l'assessore Mauro Febbo. Questa è ancora in cantiere, quindi in teoria non si potrebbe percorrere. Ma molti sono. Ci va, però fa un po' a rischio il pericolo suo, diciamo, perché se è chiaro che conosciamo i problemi, stiamo lavorando, abbiamo il lavoro in corso, stiamo trovando altre risorse per poterci mettere, perché è chiaro che abbiamo necessità anche di altre risorse, perciò ho detto che quest'anno non sarà inaugurata, forse tranne qualche difficoltà. L'apertura ci sarà il prossimo anno. Nel frattempo, con il trasporto pubblico, l'amministrazione regionale vuole porre un rimedio tampone alla carenza dei parcheggi auto, che nelle scorse settimane ha visto il cantiere letteralmente preso d'assalto da automobilisti facili alla sosta selvaggia. Ogni giorno, fino al 13 settembre, con trabocchi line fino a 20 corse giornaliere di andata e ritorno, che collegano le tre stazioni di Pescara, Centrale, Porta Nuova e Tribunale, a quelle intermedie di San Vito Chietino, Fossa Cesia, Ortona, nella riserva naturale di Punta Derci e sui promontori di Punta di Acquabella e Punta Ferruccio.